Good morning classroom! Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto? Passato il periodo di ferie, passato il periodo di feste, ricominciamo a lavorare come al solito, d'accordo? Vi vedo carichi, vi vedo veramente molto strong, yeah, al massimo della forza, della potenza, insomma, ce la possiamo fare, dai. Ci stiamo avvicinando a lunghe falcate verso la fine dell'anno scolastico e diciamo che siamo discretamente avanti, ci manca diciamo specificare alcuni argomenti, ma devo dire che sono molto soddisfatto di voi, sono molto soddisfatto del vostro impegno. Ho visto che i filmati vengono guardati su internet, ho visto che ci sono parecchie connessioni. Giusto, benissimo, sono contento perché questo vuol dire che siete interessati a, diciamo, a studiare gli argomenti che facciamo in questi giorni. Allora, quello che volevo fare oggi in realtà era, specificare un pochettino meglio il PowerPoint, mettere un attimino, fare una presentazione multimediale proprio sul PowerPoint e passarvela, così voi avete modo di guardarla e di ritoccarla se volete. E quindi andiamo a vedere la lezione di oggi sul PowerPoint. Guardate un pochettino. Ho preparato una presentazione che ci può essere utile. Allora, eccolo qua. Va in scena il PowerPoint. Vedete? In questo momento sto utilizzando io un programma comunque che non è quello che stiamo utilizzando noi, perché sto utilizzando il mio portatile e sul mio portatile c'è installato il PowerPoint di un programma libero, free. Ricordiamo che cosa vuol dire un programma free. Mentre l'Office, del quale il PowerPoint fa parte, è un programma a pagamento, quindi va acquistato ed è di proprietà della Microsoft. Su internet ci sono una serie di programmi che sono considerati free, cioè gratuiti, fra cui l'OpenOffice o il LibreOffice, lo possiamo scrivere così abbiamo cognizione di come funziona, di qual è il suo nome. Open Office oppure Libre Office, che sono programmi gratuiti che ci permettono di utilizzare gli stessi strumenti che noi abbiamo studiato in precedenza riguardanti il Word, l'Excel e adesso anche il PowerPoint, però senza pagare nulla. Quindi per certi versi sono molto più convenienti, ma non solo, utilizzare entrambi i tipi di programmi, sia il PowerPoint a pagamento, sia questi che fanno parte di suite gratuite, viene utile perché potete anche avere una mentalità più aperta, potete cercare di capire come si utilizzano entrambi gli strumenti e in questo modo anche diventare più bravi. Ricordiamoci sempre che l'informatica non è semplicemente apprendere o acquisire nozioni fini a se stesse, cioè noi impariamo mnemonicamente utilizzando la memoria come funziona un determinato programma, punto e basta. Noi dobbiamo essere aperti di mentalità, dobbiamo abituarci alla logica, dobbiamo abituarci a saltellare fra un argomento e l'altro proprio per diventare più aperti mentalmente. E questo ci servirà anche l'anno prossimo quando cominceremo a specializzarci ancora di più, ancora maggiormente su internet. La prossima volta già cominceremo a parlare di internet, anzi veramente avrei voluto parlarne già adesso, ma siccome ne voglio fare una lezione dedicata, quindi preferisco non parlarne per ora. Ritorniamo invece all'OpenOffice e al LibreOffice. Ecco, come vedete, la struttura dell'OpenOffice, del PowerPoint in OpenOffice, che qui viene chiamato OpenOffice Impress o Impress perché non possono utilizzare lo stesso nome PowerPoint visto che il programma ha un diritto d'autore, cioè il nome PowerPoint è di proprietà dell'Office e quindi di Microsoft.
Invece loro lo chiamano OpenOffice Impress, ma è la stessa cosa del PowerPoint. Se vado su presentazione e schiaccio su presentazione, vedete, è un pochettino più semplice oltretutto, vedete, se io voglio, posso selezionare qui tutte le varie diapositive, ecco, e poi ad esempio fare presentazione, animazione personalizzata, ecco. Vedete? E posso ad esempio inserire tutte le presentazioni che mi interessano, tutti gli effetti speciali che mi interessano. Oppure potrei anche utilizzare, ecco, la transizione delle diapositive. Faccio una entrata, ce ne sono alcune che sono belline. Dissolvenza graduale. Ecco, transizione casuale, è il programma stesso che mi sceglie il tipo di transizione, cioè come andare da una diapositiva all'altra, senza che io possa scegliere nulla, però sceglie il programma già automaticamente. Applica tutte le diapositive, ok, dopodiché andiamo sulla prima diapositiva, io ho preparato questa presentazione proprio ispirandomi al PowerPoint. Presentazione. Va in scena PowerPoint. Schiaccio con il tasto sinistro del mouse. Presentazioni. PowerPoint è un programma che serve per creare presentazioni multimediali. Lo sappiamo che cosa vuol dire, no? Cioè sequenze di diapositive che presentano del testo, delle immagini, delle musiche e delle animazioni. Visto la transizione, com'è cambiata da una diapositiva all'altra? E se vado indietro e poi rischiaccio di nuovo sul tasto sinistro, cambia ulteriormente. Ecco. Perché è transizione casuale? Cioè, come capita? In quel momento, in base al calcolo delle probabilità, il computer sceglie una transizione diversa rispetto alle altre. Come in Word, perché il PowerPoint abbiamo visto è molto simile al Word, sulle diapositive, come nei fogli di Word, si possono inserire dei testi, delle immagini e delle forme. Usando i pulsanti, inserisci casella di testo, inserisci immagini, e inserisci forme. Come vedete, abbiamo, vedete questa stella che è quella che abbiamo visto sui temi. Schiacciamo di nuovo per andare avanti. Effetto sfondo. In una presentazione lo sfondo è un elemento importante. Si possono scegliere sfondi a tinta unita, sfumati, a trama o applicare temi già pronti. Io poi questa presentazione in PowerPoint ve la farò avere, la metterò online sul registro di classe, così che voi potrete scaricarla. Effetti testo. Anche il testo può assumere forme e stili particolari. La finestra formato permette di scegliere tra numerosi stili ed effetti grafici. Vi ricordo che noi possiamo inserire tranquillamente anche quelli che vengono chiamati word art. Ci basta cliccare sul tasto word art per cambiare l'effetto testo. Schiacciamo di nuovo sul tasto sinistro. Animazioni. In PowerPoint il testo, le immagini e le forme possono tutte essere animate, cioè si possono spostare da una parte e dall'altra. Si può scegliere tra una vasta raccolta di effetti di movimento aprendo la scheda Animazioni, animazione personalizzata. Viva le animazioni! Vedete? Inquadrate la clip art che spesso e volentieri abbiamo utilizzato durante le nostre lezioni. Guardate! Visto? Questa è un'animazione personalizzata.
Ok, torniamo avanti. Allora, a questo punto vi dice approfondisci le tue conoscenze su PowerPoint leggendo il volume 1, 2, 3, click, giocando con il CD e sperimentando su un vero computer quello che hai imparato. Ormai voi siete molto bravi col PowerPoint, no? Ormai siete capacissimi di utilizzarlo nel migliore dei modi e immagino che molti di voi avranno il CD a casa del PowerPoint, di 1, 2, 3 click. E quindi specificatamente del PowerPoint. Allora, io, siccome non so se voi avete questo tipo di programma, sia il CD sia anche il libro a casa, vi sto procurando, guarda, vi siete accorti? La mia faccia qui sul. Perché sto utilizzando una webcam che ci consente così anche di poter colloquiare, discutere fra di noi e anche vedermi, perché no? D'altro canto si stanno lamentando tutti che non mi vedono da tanto tempo. Non è vero, ci sono sulla webcam, vedete? Vi dicevo questo, vi darò anche questa, l'agenda Pinky, e non so se mi basta lo spazio, vorrei darvi anche il PC Quiz. L'agenda Pinky consente in questo, guardate. Ecco qui, vi ricordate? È molto simile all'esercizio che abbiamo fatto in classe, cioè c'è una serie di frasi, ci sono una serie di frasi, un periodo in cui mancano delle parole. Noi dovremmo prendere queste parole e spostarle nel posto giusto, sperando che sia giusto, appunto. PowerPoint è un programma per creare sfondo? Mi pare molto difficile, vero? Non è proprio così. Vediamo impostazioni, mettiamo delle frasi a caso. Vediamo un po'. Ah, mi ha segnalato quali sono quelle sbagliate e quelle corrette. Quindi fate la stessa cosa anche voi in questo giochino. Ma non solo. Utilizzate anche il PC Quiz, che è un formato da una serie di domande a cui voi dovete rispondere. Completa la frase. Una presentazione in PowerPoint è formata da tante pagine, immagini, diapositive, schede e così via. Vi darò e metterò sul registro elettronico questi esercizi, sia la presentazione in PowerPoint, sia il PC Quiz, sia l'agenda Pinky. Vediamo se sarete abbastanza bravi da sapere rispondere a queste domande. Va bene? Vi voglio lasciare un pochettino leggeri per oggi. Oggi abbiamo fatto un po' un excursus sulle presentazioni in PowerPoint. Avrei voluto assegnarvi qualcosa, ma sto pensando di farvi rilassare un pochettino di più. Va bene? Per la prossima volta preferisco che voi facciate questi due giochi, Agenda Pinky e PC Quiz, e vi guardiate questa presentazione in PowerPoint. La prossima volta vi assegnerò invece un compito, cioè quello di realizzare una vostra presentazione in PowerPoint. Penso che vi divertirete. Va bene? Nel frattempo vi auguro una buona giornata e una splendida settimana. So che vi state stancando un pochettino per ora, però dai, stiamo andando avanti e ricordatevi sempre che andrà tutto bene e ce la caveremo benissimo, d'accordo? Un abbraccio a tutti quanti e ricordatevi che ci vedremo presto. Ciao ciao, buona giornata e buona serata. Ciao.